I lavoratori della RADI SRL, società in amministrazione controllata, sono rimasti a braccia conserte per tutta la giornata di ieri a Gioia Tauro. Scioperando a causa dei mancati pagamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, la 13ª 2016, la 14ª anno corrente ed anni precedenti. Questa prima giornata di sciopero è stata necessaria, senza escluderne altre, in caso ce ne sia ancora bisogno, se il problema non dovesse risolversi nel breve tempo. Si legge nella nota della Philcams CGIL di Gioia Tauro. Oltre 120 padri di famiglia sono preoccupati dello stato della società e di conseguenza anche per il proprio futuro. Oggi sono in sciopero per legittimamente richiedere il pagamento del proprio salario. È da ottobre ormai che non ricevo il pagamento dello stipendio, devo ricevere anche la 13ª, la 14ª dell'anno scorso, oltre anche alle 13ème degli anni precedenti. Non si capisce ancora quali siano le intenzioni sia della curatela che del giudice delegato rispetto alla stabilità di questa azienda e rispetto anche al futuro dei lavoratori. Il problema sociale ora inizia ad essere importante, sono 110 padri di famiglia che non hanno di che vivere se non del proprio stipendio. Se non c'è un intervento serio, quantomeno a sanare alcune mensilità arretrate, difficilmente si daranno delle soluzioni ai lavoratori. È chiaro che i lavoratori sono preoccupati anche del futuro e della stabilità di questa azienda che non sembra oggi avere una prospettiva certa. Questa azienda è stata sequestrata per fatti giudiziari inerenti al titolare dell'azienda. Questa è un'azienda che comunque, a prescindere dalle questioni giudiziarie o meno del titolare, è un'azienda che poteva lavorare e lavorare bene nel territorio. È un'azienda importante, anche abbastanza cresciuta molto negli anni e che poteva dare delle soluzioni adeguate a molte famiglie del territorio. È chiaro che il sequestro ha dato poche, diciamo, soluzioni di vita all'azienda stessa. È vero pure che si devono ripristinare le giuste condizioni di legalità, le giuste condizioni che ci debbano essere e che lo Stato debba fare la sua parte. Però è vero pure che alcune cose vanno fatte anche nel rispetto dei diritti sul lavoro e nel rispetto dei diritti dei lavoratori che oggi invece sono lesi. All'interno del piazzale ci sono varie carenze a livello della tutela dell'operaio, del dipendente. Niente, non ho visto un. Io lavoro in un cantiere all'interno dell'azienda. Quindi non c'è neanche sicurezza all'interno dell'azienda. No, non ci sono le giuste condizioni per poter lavorare in modo tranquillo e senza problemi per l'incolumità. Segnalate che si andrebbe bene alla. Ne sono a conoscenza. Cosa vanno detto? Risposte di fatto non ne ho sentite. Se poi hanno fatto dei verbali scritti, questo non lo so. Ma quando è che siete qua? Da Da stanotte. stanotte? Da stanotte. Fino al pranzo prima delle risposte? Questo si deciderà col passare della giornata, in base alle risposte che abbiamo. Anche lei tra mensilità, Sì. il tredicesimo? Sì. Sposato? Sì, padre di due figli. Da quando c'è l'amministrazione giudiziaria, lentamente, lentamente, lentamente siamo arrivati in questo stato. Noi lavorare qua sempre 12 ore, al mese 1.000 euro, 1.200, 1.100. Però non danno una volta, danno 200, 150. Più la tredicesima che mi hai preso. Niente, 2 anni fa che non prendo la tredicesima.